Ciao, qui Eli Prandi e parliamo di nuovo di Swamp Thing, l'eroica e mostruosa creatura di vegetazione inventata dalla DC Comics nei primissimi anni 70 e rappresentata in forma di giocattolo dalla Kenner nel 1990, accompagnata da una brevissima serie animata. Abbiamo visto quattro pupazzetti con ingegnose funzioni meccaniche per rappresentare i diversi poteri di questa creatura. Beh, oggi vedremo con quali forze malvagie Swamp Thing dovrà vedersela. Il malvagio Dottor Arcane e la sua schiera di Unman. Se per dare vita al protagonista la Kennel aveva cercato di rappresentare funzioncine diverse ed ingegnose, sui cattivi mantenne invece uno schema molto rigoroso. Abbiamo un personaggino con 5 punti di articolazione, un piccolo accessorio da tenere in mano ed una mostruosa maschera in gomma flessibile. Tutto questo con occhi che brillano al buio. Il dottor Anton Arcane apparve per la prima volta in Swamp Thing numero 1 nel 1972 e veramente morì anche al termine di quella prima storia. Era un malvagio scienziato e mago, molto anziano, che viveva con la figlia Abigail proprio qui in Europa, in montagna. Ed era ossessionato dall'immortalità. Cercò di ottenerla attraverso numerosi esperimenti che però fallirono tutti, sfociando nella creazione di mostruose forme di vita ammassi di parti di cadaveri umani ed animali. Non potendoli utilizzare per la sua immortalità, Arcane scoprì però che erano fedelissimi servitori e continuò a sfruttarli. Quando venne a conoscenza di Swamp Thing, di quella così potente e mostruosa creatura, pensò che quel corpo lo avrebbe portato all'immortalità. Il pupazzetto che ho in mano ha un aspetto un po' diverso da come Arcane apparisse nel primo episodio della serie animata, in cui sembrava un essere umano, normale, con i capelli neri ed un ciuffo bianco in testa, ma proprio al termine del primo episodio venne travolto da un acido corrosivo che lo trasformò nel mostriciattolo che sto impugnando proprio ora. È un pupazzetto alto solamente 11 cm, quindi dalle dimensioni contenute, con i 5 punti di articolazione che erano ormai standard per la Kenner all'inizio degli anni 90, quindi rotazione per la testa da una parte e dall'altra, braccia che si muovono in avanti e indietro, gambe che si muovono in avanti, indietro non più perché c'è la coda del frac a bloccarle, che per inciso è una parte separata dal resto del pupazzetto incollata sopra in seguito. Anche le applicazioni di mittura sono ridotte al minimo. Abbiamo pittura bianca qui per la camicia, ma quello che sembra un elegante foulard sarebbe in realtà il petto del personaggio che la Kenner non ha colorato con la stessa tinta della testa e delle mani, ma ha lasciato del colore della plastica, blu scuro. C'è poi il viola, questo viola chiaro per la plastica della testa e per la pittura sulle mani e stivali neri lucidi. Ma c'è un dettaglio in più, che è quello naturalmente che io preferisco, e sono gli occhietti bianchi che brillano al buio. Con lui abbiamo trovato questo accessorio, che è un bastone che termina con un cranio, veramente mostruoso, disgustoso, spaventoso, ed è in realtà divertente che termini sulla testa con una cresta molto simile a quella che vediamo anche sulla zucca del nostro Arcane. E poi con lui c'era questo accessorio che rappresenta la caratteristica principale degli Unman in questa serie di giocattoli, che gli permette di trasformarsi in una creatura ibrida, mezzo uomo, mezzo ragno. Si tratta di una mascherona in gomma soffice e semitrasparente che ci ricorda un pochino i fantasmini che la Kenner stessa aveva dato ai Ghostbusters qualche anno prima, anche se la gomma di questo pupazzetto è molto più soffice. E di nuovo anche su questo ragnetto così mostruoso la Kenner ha dipinto, le zanne, questi dintoni bianchi e un altro paio di grossi occhi fosforescenti. Wow! Decisamente questo accessorio è l'aspetto più divertente del pupazzetto per quanto mi riguarda, scolpito con una certa cura tutto il manto peloso del ragno e tutte le sue zampe intorno. Niente male il nostro dottor Arcane. E così conosciamo il nostro primo Unman, questa espressione che potremmo tradurre dall'inglese come non uomini, a rappresentare creature mostruose, disgustose, indefinibili, ma che sicuramente non sono del tutto umane. Abbiamo il dottor Demo, uno stregone voodoo che il dottor Arcane ha trasformato in una mostruosa creatura mezza uomo e mezza serpente, anche se già si partiva da una situazione particolare, perché vediamo che Demo è ricoperto di squame come una lucertola e ha queste zanne da serpente che spuntano fuori dalla sua bocca.
Anzi, hanno dettagliato tutta quanta la pelle, vedete, hanno anche degli orecchini strani, forse, o forse i lobi delle orecchie. E naturalmente non mancano gli occhietti fosforescenti, molto molto carini. Scultura dettagliata, pittura di meno. Infatti questa banda nera qui intorno al cavallo dovrebbe essere stata colorata in rosso, come il resto delle gambe, che però sono proprio in plastica rossa. I punti di articolazione sono i classici, quindi ruotiamo la testa a destra e a sinistra con il suo bel cilindro nero, le braccia in avanti e indietro, anche le gambe in avanti e indietro, questa volta non c'è nulla ad ostacolarli nel movimento. E di nuovo un bel paio di stivali neri lucidi. Una mano è stretta a pugno, ma l'altra può impugnare. Guardate un po', sta reggendo questo bellissimo piccolo accessorio. Una bambolina voodoo che rappresenta proprio il nostro eroe Swamp Thing, appeso ad una corda, in plastica verde chiaro, bellissimo accessorio, mi piace veramente molto. E poi naturalmente con lui troviamo un'altra delle biomaschere, così erano definite sulla confezione Kenner, queste maschere in gomma flessibile che trasformava i nostri personaggi in mostri. Questa volta diventa una specie di uomo serpente, vedete, con queste zampette da ragno però flessibili in gomma rossa semitrasparente, molto mostruoso, carinissimo questo dettaglio del giocattolo, scolpito con una certa cura, tutte le squame. Non hanno dimenticato di dipingere l'interno della bocca che è tutta spalancata e queste zanne da serpente, anzi addirittura sulla confezione era suggerito esplicitamente di utilizzarle per addentare il nostro eroe. E naturalmente anche sulla mascherona, sulla biomaschera, abbiamo questi enormi occhi fosforescenti. Questo invece è Skin Man, un cadaverico zombie che il dottor Arcane ha trasformato in un mostro Fangbat, vale a dire una specie di pipistrello con le zanne. È un pupazzetto piccolino, gracile, molto magro, che richiama fortemente i mostri che vedevamo nei film horror degli anni 80, quindi uno dei miei pupazzetti preferiti almeno all'interno di questa serie, veramente spaventoso. I punti di articolazione sono i consueti, quindi possiamo ruotare la testa a destra e a sinistra, le braccia in avanti e indietro, le gambe in avanti e indietro. Le applicazioni di pittura sono, beh, di nuovo essenziali, vediamo che hanno colorato con un grigio verdastro un po' più scuro questo brandello di camicia e i pantaloni tutti strappati. Però hanno anche aggiunto un dettaglio sulle palpebre intorno agli occhi bianchi, vedete, carino. E naturalmente abbiamo questi occhioni bianchi fosforescenti sui quali sembra che abbiano addirittura inciso delle pupille. Bello come brillano al buio. Anche per lui abbiamo un piccolo accessorio in plastica, non dipinto ovviamente, ed è un piccone, un semplicissimo comune piccone. Potrà reggerlo in entrambe le mani, ma non sarà una tenuta molto salda perché nessuna delle due è stata scolpita per impugnare propriamente gli oggetti, quindi il piccone cadrà con una certa facilità. Allora, naturalmente anche insieme al nostro Skin Man abbiamo trovato un'altra biomaschera, che è quella che gli permetterà di trasformarsi in questo mostro. Eccola qua, costruita, stampata in gomma molto flessibile, grigio verdastra, molto chiara, vedete, si vede benissimo attraverso le ali. Hanno scolpito tutta la pelliccia delle scapole qua dietro e queste orecchie da pipistrello. Non hanno dimenticato di dipingere i dettagli della bocca, vedete il rosso e il bianco dei denti, e naturalmente anche questa volta gli occhioni brillano al buio. E per finire abbiamo Weed Killer, un addetto all'uccisione delle sterpaglie trasformato dal dottor Anton Arcane in un Bog Sucker, una specie di mostruosa creatura simile ad una sanguisuga, così è descritta. Il nostro pupazzetto è di nuovo molto piccino, gracilino, ed i suoi vestiti sono tutti strappati, anche se l'arancione della sua tuta mi ha fatto innamorare di questo pupazzetto. Indossa un bel berretto nero, sopra non sono stati dipinti ma ci sono degli occhiali per la visione notturna presumibilmente, e poi una maschera antigas. La sua pelle invece è di uno strano blu verdastro, molto scura, con dei bozzi strani, veramente mostruoso. Allora, possiamo muovere la sua testa a destra e a sinistra, le braccia in avanti e indietro e le gambe in avanti e indietro. Classiche articolazioni, questi 5 punti di snodo. Hanno colorato queste bretelline però intorno alla sua tuta, ci sono un sacco di dettagli che invece non hanno avuto una pittura dedicata. Guanti in gomma nera, stivali neri e occhioni naturalmente fosforescenti anche per lui. Bello! Con lui c'era questo accessorio che è uno
spruzzino di diserbante. Sembra stupido, ma effettivamente forse è l'arma migliore da utilizzare per combattere contro lo Swamp Thing. In realtà è impossibile capire come andasse impugnato secondo la Kenner, perché il pupazzetto non ha una mano veramente in grado di impugnare come si deve, e c'è questa incisione nell'accessorio nella quale forse possiamo infilare parte delle mani del pupazzetto, ma non sarà mai una tenuta salda, dovremo ingegnarci un pochino per farglielo reggere. Anche con lui naturalmente abbiamo una biomaschera, che è quella che lo trasformerà nel Bog Sucker, in gomma flessibile azzurro trasparente, blu trasparente, si vede molto bene attraverso, molto molto morbida, mostruosa e mostruosa, ma è impossibile capire che cosa rappresentasse di essere. Forse tutte queste onde rappresentano quelle sulla superficie di un lombrico, di un verme, ma gli hanno dato queste zampette flessibili che balleranno quando noi giocheremo con i pupazzetti in giro per la stanza, quindi aumentano l'effetto horror di tutto quanto il giocattolino. E poi questi occhietti a lampadina qua su, che naturalmente ancora una volta brillano al buio. Molto carino. Sulla confezione era suggerito ancora una volta che questo Bog Sucker potesse succhiare sangue dalle braccia di Swamp Thing. Weed Killer. E questi erano il Dottor Arcane e i suoi Unmen, dalla linea Swamp Thing, prodotta da Kenner nel 1990. Altri quattro pupazzetti molto semplici, ma che io ho veramente amato. Sono mostruosi al punto giusto, ci sono tutti gli elementi disgustosi per soleticare la fantasia di un bambino anni 80. Abbiamo occhi che brillano al buio, maschere gommose, flessibili, che rappresentano insetti e creature schifosissime. Poi c'è anche un pochino di voodoo, di magia nera. Bellissimo. Sono giocattolini ancora abbastanza facili da reperire, considerata l'età, e non costosissimi, ma non sarà comunque sia un acquisto troppo leggero. Se doveste acquistarli usati, mi raccomando, tenete conto degli accessorini che devono reggere in mano e fate attenzione, perché le applicazioni di pittura su questa gomma vanno via con una facilità impressionante, quindi sarà difficile trovarli in ottimo stato. La Kenner per il Dottor Arcane produsse anche un playset del suo laboratorio, che gli permetteva di trasformare gli sventurati in altri mostruosi e terrificanti Unmen. Allora mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Li conoscevate già? O forse alcuni di voi vecchiardi adesso andranno a caccia di questi splendidi giocattolini come abbiamo fatto noi. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, condividerlo, seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!